Una rilevante battuta d'arresto è la frase che riassume, tratteggiandone contorni poco felici, il mercato immobiliare di Milano nel 2023. Quella stessa Milano che ha visto galoppare all'insù i prezzi delle case per anni, da Expo ad oggi, e che ora deve rallentare la sua corsa. A fotografare la situazione il report annuale di Nomisma, che registra solo 12.500 compravendite nel primo semestre dell'anno, circa 3.000 in meno rispetto al 2022. Un calo del 20% che però non ha impattato sui prezzi degli immobili sia nuovi che usati, dove si registra una crescita ancora generalizzata, anche se di intensità molto ridotta rispetto al passato. Si conferma invece in crescita la domanda di affitto, con i canoni richiesti che sono saliti del 4,7% rispetto al 2022. Il mercato sta rallentando anche a Milano, sembra paradossale, ma succede anche nella metropoli principale del paese dal punto di vista immobiliare. Frenano le compravendite, non è un fenomeno nuovo, è un rallentamento che è iniziato sul finire dello scorso anno e si è consolidato nel 2023, caratterizzerà sicuramente anche il 2024. A fronte di questa flessione consistente del numero di scambi sia sul segmento abitativo che sul segmento corporate, i prezzi tengono, e questo è un elemento che in qualche modo rafforza la percezione di ricchezza da una parte, però dall'altra impedisce l'accesso al mercato da parte di chi la casa la vuole comprare piuttosto che di chi la vuole affittare. Uno scenario su cui si chiedono soluzioni, anche se forse per l'Italia e per Milano era necessario agire prima. Arriviamo tardi perché ormai i fenomeni sono in atto, c'era bisogno di mettersi in moto prima dal punto di vista dell'incremento dell'offerta abitativa. A Milano qualcosa si è fatto, più che nel resto del paese, ma non è sufficiente. Bisogna lavorare sulla rigenerazione urbana e sull'housing per offrire immobili in locazione, che sono la soluzione per l'accessibilità al mercato, che non deve transitare necessariamente alla proprietà, ma deve avere delle formule di gradualità e di modularità che solo la locazione può garantire. Da questo punto di vista c'è ancora tanto da fare.